Buongiorno a tutti, con soddisfazione che indirizzo i miei saluti oggi a quello che è uno dei gioielli naturali del Friuli Venezia Giulia. Per celebrare questo riconoscimento siamo al sindaco Luca Postregna, che ringrazio per avermi invitato e per numerose azioni che ha sviluppato negli ultimi anni per la salvaguardia e per l'incremento della biodiversità e del territorio. La municipalità modello della Green Belt europea, conferita a Stregna, è un risultato meritato, frutto dell'impegno e della dedizione profusa per preservare il paesaggio naturale e le culture tradizionali di grande valore che caratterizzano il territorio delle valli del Natisone. La Green Belt rappresenta un'opportunità per preservare un corridoio ecologico che attraversa l'Europa del nord a sud, coinvolgendo anche il nostro amato territorio regionale. Essa conserva un'eredità storica, un patrimonio inestimabile che va al di là delle frontiere geografiche, in un corridoio ecologico originatosi negli anni della Guerra Fredda, lungo la tristemente famosa ex Cortina di Ferro, della lunghezza di 12.500 km. La regione è stata nominata punto di riferimento nazionale della Green Belt e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e perciò coordina e promuove le azioni che sul territorio sono sviluppate per diffondere la conoscenza e la conservazione del patrimonio che fa riferimento ai territori attraversati appunto dalla Green Belt. Questa attività viene inquadrata in un contesto più ampio che vede la nostra amministrazione regionale in prima linea nelle grandi sfide ambientali dei nostri tempi. Quest'anno, con la stessa coerenza e nella prospettiva di salvaguardia e sviluppo del territorio, abbiamo approvato un'importante norma di legge, l'FV Green, che è una legge quadro di riferimento normativo per tutte le azioni future della Regione in tema di sostenibilità e mitigazione dei fenomeni climatici estremi. È il primo passo di un percorso che sarà lungo, che dovremo affrontare insieme Regione e territori, perché una sfida di questa portata può essere vinta solo con uno sforzo congiunto. In questo senso ringrazio ancora il Comune di Stregna per il suo impegno, che celebriamo oggi con questo riconoscimento europeo, e l'augurio che il vostro diventi un vero e proprio buon esempio per le realtà locali che vogliono intraprendere, come auspichiamo, il cammino della conservazione ambientale e della sostenibilità. Grazie ancora e complimenti a Stregna.